Chioggia TV. Arriva in visita a Chioggia l'assessore all'edilizia patrimoniale e monumentale edilizia scolastica Giacomo Gasparotto. Invitato dal consigliere provinciale Beniamino Boscolo, ha fatto il giro completo degli istituti della nostra città per vedere i bisogni ed ascoltare le richieste dei presidi degli istituti locali. La sua visita è iniziata dall'Istituto Tecnico Commerciale Cestari, dove lo abbiamo intervistato. Siamo tornati con gli tecnici anche altre volte a Chioggia. Adesso vengo da Cavazzare, abbiamo visto il Marconi, in cui abbiamo rassicurato anche lì, che proprio anche, devo dire, con grazie all'interessamento soprattutto dei consiglieri provinciali di quest'area, che hanno fatto un grossissimo lavoro quando è stato approvato il piano triennale a novembre, in cui è stato inserito l'ampliamento dell'istituto di Cavazza, che era molto molto importante, in cui interverremo anche con fondi per i CPI, quindi su Cavazza ci sarà un investimento di circa 3 milioni di euro. E ovviamente parte di questi partiranno da subito, e poi sapete che c'è il problema legato anche al patto di stabilità nazionale, quindi verranno fatte con le debite tecnicismi che voi tutti conoscete. Per quanto riguarda Chioggia, devo dire che Chioggia, l'ho già detto ai consiglieri, ne abbiamo parlato, c'è qua con me Beniamino Boscolo e lo sa, perché ne abbiamo proprio discusso su questo. Siamo intervenuti molto per quanto riguarda il 2010, perché si è investito tantissimo sul CFP che oggi funziona, ha bisogno ancora di alcuni interventi. Difatti abbiamo messo a bilancio altri 450-500 mila euro per completarlo, e quindi un'opera importante, importantissima per la città. Ma altra cosa fondamentale è lo stato delle scuole, parlo del Righi, del Cestari e del liceo, cioè che devo dire che, ma questo non lo dico per fare critica al passato, in realtà Chioggia dal punto di vista della manutenzione straordinaria è stata abbandonata da parecchi anni. Questo lo sanno tutti, sapete quello che è successo per i serramenti qualche tempo fa, perché è uscito sulla stampa, a cui siamo intervenuti, abbiamo anche in causa, abbiamo anche questioni legali con le ditte, abbiamo messo subito nel bilancio, proprio anche su insistenza dei consiglieri provinciali di quest'area, un intervento di 500.000 euro da subito per interventi urgenti di manutenzione straordinaria. Oggi visitiamo un attimino le scuole, veniamo a dire al Cestari che quello che ci avevamo chiesto, che era la predisposizione di un'aula informatica, nel giro di un mese verrà fatto. Veniamo a dire che abbiamo sistemato questo sono dei serramenti per quanto riguarda il liceo, e veniamo a dire a Righi che completiamo i lavori che sono in corso, e gran parte della manutenzione di 500.000, circa quasi un 50%, lo investiremo lì, perché è un istituto che ha veramente, veramente bisogno di grande interventi manutentivi. A conclusione della visita, il consigliere provinciale Beniamino Boscolo ha voluto sottolineare come sia doveroso ora passare all'azione, e le prossime visite dovranno essere in occasione della realizzazione dei lavori. Un impegno importante per dare l'esempio di una politica del fare e non delle parole. Beh, sicuramente è stata una giornata molto faticosa. Da questa mattina fino a sera in visita ai quattro complessi scolastici di proprietà della provincia, la ragioneria, l'ITIS, il centro di formazione professionale e il liceo. È stata una fatica però utile, come ripromessa alla città che mi ha dato fiducia in consiglio provinciale, e quindi far arrivare l'assessore, il dirigente e i tecnici della provincia per toccare con mano quello che viene riportato dalla città in consiglio provinciale è molto importante. Comunque è stato preso ben nota delle problematiche strutturali di manutenzione ordinaria, di fornitura di attrezzature infissi per quanto riguarda gli istituti scolastici. È stato poi sottolineato quello che è per la provincia un dovere, cioè quello di seguire tutto quello che riguarda la struttura scolastica, e quindi quello che ho detto all'assessore e agli uffici è che non li voglio più vedere a Chioggia, ma ora si lavora di gran lena, e poi per portare i risultati, anche perché grazie al
bilancio del 2010 è stato messo nelle poste di bilancio 550.000 euro in più rispetto al piano triennale che inizialmente era stato ipotizzato, proprio per andare incontro a quelle, a tutte quelle esigenze che questi istituti superiori ha bisogno. Chioggia TV.